Ciao amici di Valerio Photoschool, oggi vediamo come fotografare delle nebulose senza usare telescopio, senza usare un astro inseguitore o una montatura equatoriale, ma semplicemente un normale obiettivo fotografico, una normale fotocamera tra l'altro non modificata per astrofotografia e un treppiede. Il tutto, tra l'altro, dalla città, come vediamo, quindi non da un bellissimo cielo di montagna, ma da un terribile cielo cittadino. Com'è possibile tutto questo? Beh, grazie alla possibilità di sfruttare le potenzialità del digitale. In fotografia dico spesso che l'emozione, quindi il saper vedere il soggetto, è fondamentale e la tecnica viene in secondo piano. Nell'astrofotografia la tecnica in realtà può aiutare tantissimo a sopperire a delle mancanze proprio fisiche, come quelle di un bel cielo. Vediamo quindi come fotografare la nebulosa di Orione M42 con un 300 mm, con una mirrorless e un normale treppiede. Il tutto si basa sulla capacità del digitale di differenziare il segnale pur debole che arriva dalla nebulosa dal rumore generato dal sensore. Com'è possibile tutto questo? Beh, è possibile mediando tantissimi scatti, in modo che se nello singolo scatto c'è tantissimo rumore e quindi la nebulosa si vede poco perché è annegata nel rumore generato dal sensore della fotocamera, nello scatto finale il rumore sarà annullato dalla media dei tanti scatti. Quanti scatti? Non 10, non 100, ma abbiamo realizzato ben 1000 scatti. Ovviamente il limite più grande è il fatto che la Terra ruota e quindi io non posso fare una posa di 10 secondi, di un minuto, di 10 minuti con la macchina fissa sul treppiede perché otterrei delle foto strisciate. E allora come fare? Beh, con un 300 mm io sto scattando con un tempo di scatto di mezzo secondo. Sul singolo fotogramma si vedrà pochissimo perché la debole luce della nebulosa. In mezzo secondo di posa la nebulosa si vede ben poco perché è annegata nel rumore del sensore, un sensore che ho utilizzato anche ISO elevati proprio per far vedere un pochino di più il segnale. Il gioco sta proprio nel mediare tutti questi scatti. Il rumore andrà a sparire. Quindi nessun filtro antinquinamento luminoso, nessun astro inseguitore, normale obiettivo fotografico, qua abbiamo un 300-28 ma è altrettanto utilizzabile un più normale 300 f4, molto più abbordabile. L'importante è che la qualità sia molto buona, soprattutto a tutta apertura. Evitiamo se possibile gli zoom. Se la macchina, come in questo caso, è dotata di intervallometro, possiamo attivare l'intervallometro della fotocamera in modo da lasciarla scattare in automatico. Ovviamente il nostro soggetto durante la posa si sposterà nel fotogramma, quindi sfruttando la testa del treppiede, in questo caso una testa dotata di movimenti micrometrici, possiamo ogni minuto, ogni due minuti, ricentrare meglio la nebulosa in modo da avere più o meno il soggetto sempre in centro. Poi sarà compito del software che si occuperà di mettere a registro tutti i singoli fotogrammi di allinearli in maniera perfetta. Quindi tutto quello che c'è da fare è esclusivamente puntare il soggetto e far partire la sequenza. Ogni 5 minuti, 10 minuti, andare a rinquadrare il soggetto. Tutto qui. Della sequenza di foto realizzate, se la dovessimo montare in un timelapse, vedremmo l'effetto che stiamo vedendo adesso, quindi la nebulosa che corre all'interno del fotogramma. Beh, sarà compito poi del software allineare ogni singolo fotogramma e realizzare la foto finale. Ovviamente si perderà parte dell'inquadratura perché durante la foto le parti più esterne verranno tagliate, però quello che interessa a noi è la parte centrale, ovvero dove c'è la nebulosa, e quindi andrà perfettamente bene. Il cielo, come dicevo, è un cielo di città, quindi se noi dovessimo provare a fare un singolo scatto vedremmo un risultato del tutto simile a questo. Com'è possibile quindi ottenere una bella foto? Beh, è proprio con la tecnica che andiamo a vedere adesso. Partiamo con la messa a fuoco, siamo sulle view, inquadriamo la stella, la portiamo nel centro dell'inquadratura e poi zoomiamo. Una volta che abbiamo zoomato la stella, proviamo a focheggiare con la messa a fuoco in manuale, quindi girando la ghiera della messa a fuoco, fin quando vediamo la stella con le dimensioni più piccole possibile. È chiaro che grazie anche al treppiede, che in questo caso non è stabilissimo, è un po' sottodimensionato, il tutto vibrerà, ma quando la stella sarà molto piccola avremo raggiunto la messa a fuoco perfetta. Dal menu della fotocamera poi possiamo attivare le riprese intervallate. Con questa impostazione
noi possiamo selezionare ad esempio l'intervallo tra uno scatto e l'altro. Adesso è di 2 secondi perché tanto lo scatto sarà di mezzo secondo, quindi la fotocamera avrà tutto il tempo di registrare. Abbiamo impostato 1009 scatti, quindi un migliaio di scatti per ottenere la foto finale, e abbiamo attivato anche la fotografia silenziosa, che nelle mirrorless significa non utilizzare nemmeno l'otturatore a tendina, quindi eliminando qualsiasi tipo di vibrazione. Tutte le altre impostazioni le possiamo lasciare di default e partire così con la registrazione della nostra sequenza di pose. Siamo in Pix Insight, adesso per montare il nostro migliaio di scatti che abbiamo realizzato andiamo ad attivare una funzione che automatizza il tutto, quindi in batch processing scegliamo questa opzione. Normalmente si utilizza per calibrare anche i file con il BIAS, i dark frame, i flat field, ma per adesso, per il nostro genere di foto, possiamo farne a meno, quindi carichiamo solo i light. Qua siamo già nella scheda di memoria della Nikon Z6II con cui abbiamo realizzato le foto, e andiamo a selezionare tutto il nostro migliaio di foto. Le carichiamo e a questo punto premiamo su Run. Il programma ci metterà diversi minuti, anzi un paio d'ore, per gestire tutto il migliaio di file da 24 milioni di pixel l'uno, ma alla fine ci permetterà di avere un'immagine davvero molto bella. Le ultime rifiniture si faranno in Photoshop per calibrare meglio il colore e dare un pochino di contrasto all'immagine, ma sarà un'immagine con pochissimo rumore, quindi molto ben lavorabile. Questo è il risultato della somma, quindi qua vediamo i vari fotogrammi allineati. Adesso possiamo evidenziare le parti allineate per capire quali sono le parti uniformi. Questo invece è lo scatto vero e proprio, che anche una volta se lo amplifichiamo lo vediamo meglio. Chiaramente, siccome la nebulosa si è spostata nei vari fotogrammi, ogni volta lo stavamo riallineando, adesso abbiamo questi bordi un po' particolari che andiamo a tagliare. Tagliato l'immagine, poi in Pix Insight possiamo rimuovere chiaramente tutta questa dominante di colore, perché qua stiamo lavorando su un'immagine RAW grezza. Possiamo altri processi, con l'Automatic Background Extractor, per esempio, possiamo andare a rimuovere questa vignettatura molto forte. Vediamo un po' come si è comportato. Vediamo che man mano sta uscendo sempre di più la nostra nebulosa. Possiamo al limite croppare ancora un pochino di più per togliere quella caduta di luce laterale. Così adesso possiamo evidenziare già di più. Vediamo adesso proprio come il dettaglio della nebulosa sia decisamente migliorato. Una volta sistemate, tolte questi colori spuri dovuti anche all'inquinamento luminoso, otteniamo questa immagine. Un'immagine davvero eccezionale, considerando che è stata fatta dalla città con la nebulosa ormai bassissima sull'orizzonte, perché oggi è il 5 aprile, quindi ad aprile Orione, in prima serata sta già tramontando, si trova proprio sopra Milano e, ripeto, eseguito senza un telescopio, senza un astro inseguitore, senza una montatura equatoriale. Per concludere, quindi, questo è il singolo scatto, uno dei tanti dei mille realizzati, e questo è il risultato finale. Davvero sorprendente e soprattutto un risultato ottenibile con una normale strumentazione da fotografo.
ripeto, senza filtri antinquinamento luminoso, senza un astroinseguitore, senza un telescopio e senza nemmeno andare sotto un bel cielo di montagna. Appena sarà visibile, proveremo questa tecnica anche con la galassia di Andromeda. A presto e grazie per avermi seguito. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao a tutti!